Signori, noi grazie a questa perizia che voi potete richiedere nuovamente, possiamo dire che il delitto dei due francesi, quello del settembre 1985, non si consuma la notte del sabato ma della domenica. Questo tipo di testimonianza faceva crollare completamente, per esempio, tutta la storia, tutta la vicenda raccontata da Lotti. Ecco, la Procura di Firenze, nessuno ha voluto approfondire questo aspetto. Per quale ragione? Chi opera come polizia, come giudice, come PM, la stessa cosa dico anche alla mia categoria, deve avere come fine un'unica cosa, la verità. Allora, se la verità, una verità scientifica nel caso specifico, porta ad un dato molto semplice, uno deve avere il coraggio di rimettere in gioco le proprie teorie, se stesse e via dicendo. Ecco, in particolare voglio dire su tutte le vicende del mostro di Firenze, rileggendo le carte, vedendo quello che hanno fatto i vari investigatori, i vari PM, i vari magistrati, eccetera, mi sono accorto che queste persone si innamoravano di una ipotesi, agivano seguendo e andando a cercare gli elementi che portavano a sostenere la tesi che loro avevano in mente. Non si lavora in questa maniera. Cioè, bisogna essere scientifici su questo. Uno deve raccogliere gli elementi in toto, una volta raccolti li analizza, e se c'è qualche testimonianza che va in contraddizione, va tenuta, non deve essere cancellata, perché poi questa è la forza che c'ha un PM. Però una cosa voglio dire poi a chi deve comprendere, comprenda. C'è stato un grande, il libro più importante, l'ha scritto un giudice fiorentino, questo libro si chiama La colonna infame. Questo giudice ha pubblicato e scritto il libro dopo che è andato in pensione. Ecco, io voglio invitare le persone che hanno attività in corso di non scrivere libri, aspettare che vanno in pensione, soprattutto di non far uscire il libro mentre c'è un'attività in corso, perché la cosa è gravissima. La cosa è gravissima. E quindi riassumendo, dunque, il caso del mostro di Firenze è uno dei grandi misteri d'Italia, fondamentalmente. E secondo te ci sono delle motivazioni per le quali non è stata scoperta tutta la verità, oppure realmente gli investigatori non sono stati in grado? Ma a mio avviso non credo che nel caso specifico del mostro di Firenze, anche se in Italia ci sono tanti misteri, tanti depistaggi, servizi segreti che hanno coperto, mi riferisco alle stragi, ai delitti politici, eccetera. Ecco, tutte quante queste cose personalmente le posso, per quel tipo di crimini, posso pensare a logiche esterne, posso pensare a grandi vecchi, eccetera. Per quanto riguarda il mostro di Firenze, secondo me il mostro di Firenze è, dal punto di vista investigativo e processuale, una sorta di prova generale. Allora, di fronte ad un delitto, di fronte ad un autore di un delitto intelligente, che sa come muoversi, sono in grado i nostri investigatori di scoprirlo? Secondo me non è che non hanno funzionato i singoli, non ha funzionato la macchina. È stata una grande prova generale, secondo me, da parte della, proprio di tutto il meccanismo investigativo e giudicante, ci vorrebbe una dovrebbe effettuare una rilettura attenta di tutta quanta questa vicenda e cercare in futuro di non sbagliare. Secondo me il mostro di Firenze è una persona, se è ancora in vita, è una persona molto intelligente, che sapeva quello che faceva, che si è divertita
a dare informazioni a volte sbagliate, a volte delle mezze verità, eccetera, ad inquirenti che tutto sommato non erano all'altezza. Questa forse è la ragione del mistero del mostro di Firenze. Questo è un interrogativo che io mi pongo. Le teorie sono tante. Qualcuno ha scritto, se non sbaglio proprio Nino Filastocchi, che il mostro di Firenze era una persona in divisa, un poliziotto, un carabiniere che si presentava vestito col vestito d'ordinanza, accostava vicino alla macchina di queste coppiette, possibilmente loro abbassavano il vetro, la ragione per la quale non c'è stato mai un vetro rotto, se non sbaglio, un colpo di pistola, alla vettura di questi poveri disgraziati, e poi faceva quello che faceva. Poi ci sono state vetture molto più sofisticate, la divisione del maschio dalla femmina, eccetera, eccetera. Io dico semplicemente che è una partita, io non ho tutti gli elementi che hanno avuto gli inquirenti. Gli inquirenti dovrebbero leggerli in maniera intelligente, facendosi aiutare da esperti, e capire qual è il minimo comune denominatore di tutti quanti questi delitti. Di una cosa sono convinto, che questi delitti sono stati prodotti dalla stessa mano, una mano che si sta evolvendo da un punto di vista patologico, criminale, e quindi prima commette un certo tipo di delitto, accoltella in certi punti, poi in quei punti non accoltella più, poi porta via parti anatomiche. C'è un'evoluzione di un singolo, non ci troviamo di fronte ad una setta, non ci troviamo di fronte ad un'organizzazione che in una riunione condominiale decide di oggi uccidiamo la coppietta, avrebbero affidato il caso a quattro poveri disgraziati, e addirittura avrebbero lasciato il compito più straordinario, cioè se dovesse esserci questa congrega di pazzi, il momento, mi riferisco al rituale, il momento magico, il momento della magia nera doveva essere proprio quello di uccidere, magari con un pugnale, magari con una pistola, sempre la stessa, eccetera, eccetera, uccidere queste persone. Che fanno? Il momento più importante viene delegato a chi? Al contadino Pacciani, al postino Vanni, al oligofrenico Lotti. Cioè una persona minimamente intelligente, qua sono state messe in mezzo logge massoniche, menti eccelse che avrebbero prodotto tali nefandezze. Che fanno queste menti? Prendono e affidano il lavoro sporco a dei poveri scemi. Poi riguardo al medico Perugino, no? La cosa che più mi ha fatto riflettere durante questi anni, ripensando, eccetera, eccetera, è allora, ok, loro, il livello superiore affida il delitto ai tre scemi del paese. E vabbè. Poi che cosa accade? Che però il feticcio dovrebbe essere l'oggetto di scambio, ti do i soldi, tu mi dai il feticcio. Allora, secondo delle testimonianze del, apro virgolette, jukebox, chiudo virgolette, Lotti avrebbe detto che un giorno vide Vanni Pacciani nascondere in una buchetta di terra il feticcio. Allora, se il feticcio è così importante, non è che una volta uccisi si torna due giorni dopo e in compagnia si va a prendere il feticcio nascosto nella buchetta. Il feticcio si prende, lo si mette da qualche parte, lo si dà a chi ti darà poi dei soldi. Non è così. Cioè, Lotti, che è un soggetto determinante, soggetto chiave come testimone in questa vicenda, dice, racconta una bestemmia del genere. Cioè, allora, il livello superiore non commette il reato, non uccide, non lo scambio il feticcio famoso non c'è, perché è lo stesso Lotti che, se dice la verità, dice sempre, o se mente sempre, ma non lo si può prendere per buono soltanto quando conviene all'accusa. Lotti dice che il feticcio è nascosto e coperto con della terra.
Tra l'altro, ecco, mi viene in mente una cosa, che nessuno, né Pacciani né gli altri due o tre, sono stati sottoposti a perizia psichiatrica, mi sembra. Sicuramente ricordo che è stato sottoposto a perizia psichiatrica Vanni e Lotti. È uscito per Lotti sicuramente delle deficienze a livello, insomma, è stato definito oligofrenico. Per Vanni. Pacciani no. Pacciani non si è stato sottoposto. Pacciani era una persona intelligente, però voglio dire, non è che adesso un contadino intelligente come lui, cioè, voglio dire, in questa storia ci sono persone che personalmente io sarei andato ad interrogare, a verificare la posizione, per esempio mi riferisco a Spalletti, no? Perché su Spalletti veramente c'è un grande punto interrogativo. Pacciani poteva essere Spalletti 2. Cioè, forse Pacciani, forse Vanni qualcosa sapevano di quello che succedeva in quelle campagne, ma un conto è sapere, un conto è avere responsabilità dirette su questi delitti. Comunque, io non è che parto con l'idea Pacciani è innocente, Narducci è morto suicida, non è stato ucciso. Io non parto da questo presupposto, io parto dal presupposto che, ok, l'accusa mette in gioco una persona, verifichiamo seriamente, si arriva a un processo, c'è la prova, ci sono delle prove, ma soprattutto c'è una costruzione logica. Quando il giudice invita gli investigatori, gli inquirenti ad andare a verificare, ad indagare meglio su un livello successivo, è perché... sono i primi loro a capire che questi delitti non posso, cioè io non posso essere soddisfatto intellettualmente parlando, non posso essere soddisfatto se qualcuno mi dice guarda che i delitti del mostro di Firenze li ha commessi, la mente che c'era dietro era quella di Pacciani, Vanni, Lotti. Un'ultima domanda e chiudiamo. Allora, un pensiero per i parenti delle vittime che non hanno avuto comunque un risarcimento, come sappiamo, perché non Pacciani è morto e gli altri. A me il fatto dei parenti delle vittime, io. Pensiero personale, ecco. Pensiero personale è che da tanti anni lavoro per un programma, come chi l'ha visto, dove oltre a casi di scomparsa abbiamo anche delitti irrisolti, per cui conosco il dolore della persona a cui manca l'affetto, la presenza della figlia o del padre o della madre, no? Conosciuto persone che hanno avuto a che fare con dei criminali e che quindi il loro parente, il loro congiunto inizialmente è scomparso, si è poi saputo che era stato ucciso. Beh, pensare che mia madre, mia sorella, mio fratello o il mio amico sia rimasto vittima di un incidente stradale, di una rissa, il dolore è infinito, perché comunque voglio dire è morto. Ma pensare che la stessa persona sia stata uccisa dalla perversione mentale di un essere vivente, umano, quale può essere il mostro di Firenze, io non troverei pace. Per questo io ho cercato e cerco di portare il mio modestissimo contributo sulla vicenda del mostro di Firenze. Dando un'indicazione con molta modestia, ma anche non avendolo fatto loro, l'ho fatto io, ho invitato gli inquirenti, utilizzando un perito straordinario, un medico legale straordinario che è Introna, conosciutissimo oggi nel 2010, nel 2002 ho disse alla Procura di Firenze guardate che questo signore riesce a capire meglio quello che è successo nel caso specifico nel delitto dei francesi, no? Ecco, il mio lavoro è stato questo, ma perché io ho fatto questo? Non è che io volevo difendere, io non ho interessi in comune con Pacciani, Vagnellotti, Narducci, non l'ho mai conosciuto, non ho niente a che fare con Narducci. A me quello che interessa è la verità, e quando io mi convinco da giornalista che
quella verità non è verità, cioè quelle prove raccolte non sono sufficienti, eccetera, eccetera, eccetera. Dico semplicemente, vorrei che questo arrivasse agli inquirenti di ieri, a quelli di oggi, a quelli se domani ci saranno, perché comunque sono dei delitti non risolti, per cui credo che comunque occorrerà andare avanti. Mi riferisco a magistrati, a giudici. La mia posizione, la posizione di persone come me, è quella di... Io non sto difendendo Tizio, Caio o Sempronio, io voglio la verità sul nostro di Firenze. E quando mi rendo conto che ci sono persone che sono finite dentro, non è che sto semplicemente difendendo loro, ma io sto dicendo, guardate che queste non c'entrano nulla. Il mostro è libero o è stato libero, quello voglio che vada, che finisca dentro. Quello che ha ucciso quelle persone, il vero responsabile, non mi accontento di processi che io per certi versi posso definire, tra virgolette, politici, che finiscono perché bisogna dare una risposta all'opinione pubblica, bisogna tranquillizzare lo Stato, la giustizia comunque è arrivata e ha messo dentro, ma chi? Tre poveri scemi, ma Pacciani e Vagnellotti potevano essere la mente diabolica del mostro di Firenze. Ma se fosse così, perché, mi rivolgo ai giudici, mi rivolgo agli inquirenti, perché se andate a cercare allora un livello superiore? Allora qualcosa non torna, ma i primi ad accorgersi che qualcosa non torna siete stati voi, non noi, parlo di giornalisti, gente comune.